Seconda vittoria consecutiva per il Torino, il sesto Memorial Laurenardo. Squadra granata, allenata da Fiume Cipatti per 3-0 al Pino Letto, escludendolo praticamente dal torneo. Per il Granata, come ci sarà la possibilità di una vittoria e approcciare il significato. Toro si rende protagonista praticamente per tutta quanta la prima, i primi 35 minuti di gioco. Prima occasione al terzo minuto con questo calcio di punizione bloccato dalla barriera e dal portiere avversario. Quinto minuto è ancora Toro che tenta la sortita. Con il suo numero 9, Manuello. Vieni! Ancora Toro con Montenegro che tenta la scalata dalla parte destra del campo. Il cross è perfetto, monta il tiro del suo potere che termina. Ancora Granata, protagonista al 21esimo minuto. È sempre Montenegro che fa venire il matto alla difesa degli Albino Lessi. Ma ancora una volta, la conclusione di mano, tecnica sul fondo. Toro, che così passa in vantaggio qualche istante dopo. Fa tutto, praticamente Manuel. Prende palla sulla tre quarti, supera il portiere e deve tranquillamente in rete. 1-0 Granata. Toro non smette però di restare in proiezione offensiva e al 24esimo coglie la traversa direttamente da calcio d'angolo. Torino è così per giungere al raddoppio quando sul minuto, sul cronometro sono 31. La rete è realizzata da D'Ambrosio dopo questa splendida azione da destra a sinistra. Il sinistro è perfetto all'angolo ed è 2-0 Granata. Quando con un robusto vantaggio Granata che rientrano subito in palla nella ripresa e dopo due giri di lancette è ancora D'Ambrosio a tentare il gioco più o meno dalla stessa distanza. Questa volta il pallone termina là. Albino Leffe che reagisce qualche istante dopo quando al quinto è Santilli a tentare la prima botta su punizione, ma il sinistro termina alto e non sarà lui. Eh sì, perché dopo questa buona occasione con il colpo di tacco quando bloccato dal portiere Granata arriva il calcio di rigore in favore della formazione bergamasca. In questo fallo di scopo in prima area di rigore per il direttore di gara non ci sono dubbi. Ecco il cartellino rosso per il numero 2 Granata che costretto a lasciare il campo. Espulgilo, espulgilo. Dal dischetto lo stesso Santino però con il sinistro spreca terminando alto. Così per il Torino arriva il tris al 34esimo unendo la difesa dell'Albino Leffi con capocella 3-0 Granata. E dopo due minuti di recupero anche per il direttore di gara può bastare qui.